Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale Mario Dedo. Oggi siamo su Minecraft per vedere come installare le shaders sulle mod. Sul mio canale avete sicuramente visto il video di come installare le mod. Vi metterò comunque il link qui in alto e sicuramente anche il video di come installare le shaders. Anche di questo vi metterò il link qui in alto. Oggi vedremo come combinare le due cose, che naturalmente è un'operazione leggermente diversa. Ok ragazzi, partiamo subito. La prima operazione che va fatta è installare l'ultima versione di Java. Naturalmente questa operazione io già l'ho fatta in precedenza. Voi andate nella sezione download e andate a scaricarvi l'ultima versione di Java. Seconda operazione, scaricare la versione di Forge che a voi interessa. Ad esempio facciamo una prova con una classica 1.20, quindi andiamo nella sezione 1.20 e andiamo a scaricarla per poi installarla successivamente. Facciamo skip qui in alto e andiamo a scaricare la versione di Forge. Una volta scaricata, naturalmente mandiamo tutto in esecuzione. Utilizzeremo le impostazioni classiche. Ok, una volta completata l'installazione facciamo partire Minecraft, ma naturalmente con questa versione di Forge 1.20. Eccolo qui ragazzi, Forge 1.20. Facciamo partire naturalmente il tutto. In questo modo andrà a creare le cartelle di sistema. Qui naturalmente dobbiamo accettare, sono consapevole dei rischi. Facciamo gioca. Ok ragazzi, andiamo a creare un nuovo mondo. Addirittura siamo spawnati su un albero. Ok ragazzi, adesso andiamo invece a installare una mod. Mod Minecraft. Naturalmente abbiamo deciso di usare sia Forge che la versione 1.20, abbiamo detto. E andiamo a ricercare qualcosa che noi interessa. Ad esempio prendiamo una mod sul cibo, giusto per fare la prova. Prendiamo ad esempio questa qua. Andiamo a selezionare la versione 1.20. 1.20 Forge, eccola qua. Andiamo a scaricarla. Inizialmente la salveremo nella cartella di appoggio, questa qua Mario Dedo, e poi una volta scaricata la andremo a copiare tramite il comando esegui cartella % appdata % cartella.minecraft cartella mods e incolliamo qui la nostra mod. Apriamo adesso Minecraft, sempre Forge 1.20, nella cartella mods possiamo andare a vedere la nostra mod installata, dopodiché andiamo sul mondo che abbiamo creato prima. Come vedete la nostra mod è installata correttamente. Adesso andiamo ad installare Optifine, o meglio non installarlo ma a copiarlo nella cartella mods. Andiamo a ricercare Optifine 1.20, la versione che abbiamo deciso di utilizzare per le mod. Andiamo nella 1.20, eccola qui, e andiamo a scaricarla. Sempre nella cartella di appoggio e poi una volta scaricata, importantissima, non va mandata in esecuzione, ma va copiata nella cartella che abbiamo visto prima. Quindi copia, andiamo nella cartella delle mods, incolla. Una volta fatto ciò, facciamo ripartire il nostro Minecraft. Sempre versione Forge 1.20, facciamo gioca. Adesso andiamo in opzioni, grafica, shaders, eccolo qua. Come vedete qui dobbiamo installare adesso la nostra shaders preferita. Questo possiamo farlo sempre attraverso lo scaricamento di una shaders tramite internet oppure direttamente da questo tasto
ci permetterà di scaricare una shader pack a noi preferita. Importante, abbiamo utilizzato la 1.20, quindi proveremo una con 1.20. Prendiamo ad esempio questa qua, sempre andiamo a scaricarlo per CursorForge. Una volta scaricata, questa volta non andremo a metterla nella cartella mods ma nella cartella delle shaders. Importantissimo ragazzi, quindi Minecraft, non mods questa volta ma shaders pack, e andiamo ad incollarla. Come vedete adesso la troveremo anche qui. Ok, adesso facciamo fatto e facciamo partire il nostro mondo. Eccoci qui ragazzi, il nostro mondo con la nostra mod, come vedete ho un bel panino, e con le shaders attivate. Ok ragazzi, io vi saluto per questo episodio, vi ricordo like a questo video, iscrizione al canale e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi!